Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. In questo nuovo video andremo finalmente a montare l'intercooler maggiorato che mi era che ho acquistato da MR Motorsport. Non so se riuscirò a montarlo, ci voglio provare perché non dovrebbe essere così complicato. Ho già smontato i paraurti della macchina che vedrete tra poco. Per lo smontaggio non ve lo faccio più vedere, vi lascio il link in alto a destra per vedere come smontare i paraurti. E quindi niente, abbiamo come al solito il nostro intercooler, abbiamo già le fascette stringitubo e il tubo di TBF Performance per fare i raccordi. E quindi niente, oltre questo non dovrebbe servire nient'altro a livello di materiale. MR Motorsport mi ha già fornito tutto. Quindi ragazzi, io direi di non perdere troppo tempo, intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, come potete vedere, ho già qui tutto predisposto. Dobbiamo prima tirar giù l'intercooler. Io non l'ho mai fatto, quindi non sono sicuro di quello che faccio e spero di non fare cazzate. E da quello che ho capito, dato che l'intercooler è più grande, questa parte in plastica che si unisce al convogliatore d'aria va tagliata, quindi si fa un bel taglio qua sopra e questa parte viene via. Abbiamo questi due dadi, quelle due viti, non dadi, da tirar via e dovrebbe bastarci una chiave a brugola da 8 mm. E quindi niente, iniziamo a smontare. Tolte queste due viti, abbiamo liberato questa parte in plastica. Il taglio andrà effettuato qui sotto. Ok. Stesso lavoro. Dobbiamo farlo dall'altra parte. Continuiamo quindi con lo smontaggio dell'intercooler. Quest'altro passaggio sarà la rimozione delle fascette metalliche stringenti dei manicotti dell'intercooler vecchio. Sono abbastanza rognose, quindi ci vuole un po' di pazienza. Con un cacciavite piatto e martello mi sono aiutato per sganciare queste due linguette che tengono fermo il fermo della linguetta della fascia metallica. E quindi niente, è un lavoretto di pazienza, bisogna mettersi lì pian piano e si tolgono entrambe, se no prendete un paio di tenaglie e spaccate tutto, ecco, vedete voi, io ho cercato di non rompere niente, in caso si possono riutilizzare, ma non penso che riutilizzerò mai dei marchi ingegneristici del genere, perché quelle a vite sono nettamente più easy. E ragazzi, purtroppo non sono riuscito a riprendere tutto tutto, quindi più avanti mi fermerò. Però comunque farò un piccolo riassunto degli altri procedimenti, degli altri step, ma diciamo nulla di così grave, ecco. E tolti queste due fascette metalliche, quindi siamo praticamente pronti a tirar giù l'intercooler, sì, con il cacciavite piatto, inserendolo così nel manicotto, me lo sono un po' allentato e come vedrete più avanti facendo leva si riesce a levare il manicotto. Va rimossa questa vite, brugola, non mi ricordo da quanto, mi sembra da 8, comunque si aggirano tutte così, 8, 10, 11 sono quelli. E c'è un gancetto sulla parte sinistra anche da rimuovere e una volta fatto questo, diciamo, si sganciano i due manicotti dai vari tubi che vanno sopra alla turbina. E
e l'intercooler viene giù praticamente da solo, è molto semplice. Questo potrebbe essere una guida valida anche per sostituire semplicemente l'intercooler di serie, magari ce l'avete rotto, lo sostituite, questa guida può anche aiutarvi, potete farlo anche da soli tranquillamente. Ok ragazzi, possiamo quindi notare le differenze nette tra l'intercooler maggiorato e l'intercooler vecchio. Guardate anche il solo spessore, la larghezza è leggermente più largo e parecchio più alto, quindi direi che praticamente quello maggiorato da 7 litri e 4 è praticamente quasi la metà più grande rispetto a quello di serie. E niente, continuiamo con il montaggio. Continuiamo, ho dovuto tirar giù il longherone, pensavo di non doverlo fare, ma purtroppo per inserire l'intercooler maggiorato va per forza tolto. In realtà non l'ho tolto, ma ho semplicemente tolto le viti, lasciato quel dadino centrale portandolo fino a battuta, così da spostarci il longherone più avanti possibile per permettere l'entrata dell'intercooler maggiorato. E diciamo che siamo riusciti nell'intento. Inoltre abbiamo anche svitato dai loro supporti i tubi di aspirazione aria e, per forza, perché se no non entra l'intercooler, perché è veramente grande, ragazzi, è enorme e va tutto millimetrico. In questa prima parte abbiamo fatto una prova semplicemente posandolo. Come potete vedere, quel gancio lì dietro che teneva l'intercooler vecchio va tagliato, se no la staffa non arriva abbattuta. Quindi con un seghetto lo abbiamo rimosso. Fatto questo, l'intercooler si spinge bene fino in fondo. Poi ci siamo presi le misure dei fori perché non combaciavano. Era quindi piccola nota per MR Motorsport: a questo punto fate le staffe senza fori, così uno si fa direttamente il foro. Con una punta cazzuta abbiamo allargato il foro. Inoltre, sulla parte lato passeggero va messa una rondella sotto per alzare leggermente l'intercooler, che poi vedrete più avanti. Ok ragazzi, sto riprendendo dal telefono in quanto mi si è scaricata la GoPro e al lavoro ho finito, vi farò vedere un pochino i vari passaggi, in quanto se non erro mi ero fermato sul taglio dei fori delle staffe dell'intercooler. Questo è quello vecchio. Penso che il telefono riprenda meglio della GoPro. Comunque, il paraurti l'ho già montato prima, quindi ho testato che funzioni tutto, tutto a posto. Vi faccio vedere un pochino la situazione partendo dal lato conducente. Questo è il manicotto vecchio e purtroppo non va più a fissarsi dove era fissato prima, in quanto il manicotto nuovo è dritto, è già stato fissato con le fascette apposite, però comunque è tutto molto saldo e volendo si può fare una specie di staffa L e in qualche modo si può avvitare così, giusto per renderlo fisso. Visto che non vi ho fatto vedere come ho avvitato l'intercooler perché era veramente difficile farvelo notare, faccio vedere così, ecco. E lì potete vedere il foro che avevo allargato in quanto non combaciava perfettamente e ho riutilizzato le viti che avevo tolto dal convogliatore dell'aria. Quindi le viti che prima andavano a fissare questo accrocco sul vecchio intercooler, ho riutilizzato le stesse. Ora passiamo alla parte lato passeggero. Manicotto dritto, anche questo di tubo, purtroppo non sono riuscito a rifissarlo sui vari anelli, però come potete vedere, cioè, è molto stabile e volendo si può poi fissare in un secondo momento, lì si può fare un altro foro e si rifissa. Volendo anche qui si può fare una staffetta, adesso non ho tempo, però comunque è tutto molto fisso. Anche qui stessa cosa, il dado che andava sul convogliatore dell'aria e è tutto veramente al capello, veramente non tocca nulla, è tutto perfetto. Altra cosa che devo segnalarvi,
qui sotto, vedo di mettere a fuoco, sì, qui è il supporto dove entra l'intercooler, praticamente questo si appoggia qui, no? Lo abbiamo dovuto alzare con una rondella per fare un po' di spessore, perché sennò non andavano a combaciare bene i fori per la vite. E detto ciò, vi ho detto veramente tutto. Questo è rimasto un po' libero. Vedrò di fissarlo in qualche modo. E niente. Sul paraurti, nuovo o vecchio che sia, vanno rimossi i convogliatorini d'aria. Un'ammazzata per togliere la griglia, ragazzi, veramente. Abbiamo dovuto rismontare tutto il paraurti. Questi erano i convogliatori. Perché questi vanno a battere su questa parte, quindi poi non vi entrerà il paraurti. Siamo giunti quindi alla conclusione del video e abbiamo visto come montare l'intercooler maggiorato su un Alfa Romeo Mito 1400 B-Fuel 120 cavalli. Non so se possa cambiare qualcosa con gli altri modelli. E quindi questo è tutto. Ringrazio ancora MR Motorsport per avermi consigliato questo intercooler e niente. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi in questo caso lasciate un bel mi piace, spolliciate, commentate se avete bisogno di consigli, iscrivetevi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi.